Ciao e benvenuti a Sale, Pepe e Sicurezza. In questa puntata parleremo di rischio biologico. Innanzitutto dobbiamo sapere la differenza che c'è fra rischio e pericolo, perché sono due parole dal significato diverso. Il pericolo è tutto ciò che può farci un danno, mentre invece il rischio è la probabilità che si verifichi un evento a noi avverso, la cui severità dipende appunto dal pericolo. Conoscere che cos'è il rischio biologico negli alimenti e come si manifesta ci permette di capire il ruolo attivo che noi consumatori abbiamo. Si parla di rischio biologico quando i pericoli sono agenti biologici come virus, parassiti oppure batteri. Se questi microrganismi sono presenti all'interno degli alimenti e questi alimenti vengono ingeriti, possono causare gravi danni alla nostra salute. È necessario comunque precisare che negli alimenti è normale sia presente una carica microbica, tranne nei casi in cui i prodotti sono stati trattati dall'uomo per renderli sterili. La carica microbica è presente per vari motivi. Per esempio, può essere presente per motivi naturali e dipende quindi dall'ambiente circostante. Oppure può dipendere da motivi artificiali e quindi derivare dai luoghi di lavorazione del prodotto piuttosto che dalle manipolazioni che ha subito. Oppure ancora può essere stata aggiunta intenzionalmente dai produttori per favorire i processi tecnologici per la produzione del prodotto. Infatti, non tutti i microrganismi sono nocivi, anzi, alcuni sono molto utili per i processi tecnologici di fermentazione. Vengono aggiunti, ad esempio, per produrre formaggio oppure pane. Altri microrganismi possono addirittura avere degli effetti benefici, come nel caso dello yogurt o dei probiotici. La sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti è un prerequisito che deve essere garantito dal produttore ed è verificato dai controlli di sanità pubblica. Il produttore è responsabile della salubrità dell'alimento per tutta la durata commerciale del prodotto fino alla data di scadenza. Oltre al produttore, però, ci sono anche altri soggetti che hanno delle responsabilità. Per esempio è il caso del rivenditore, che è tenuto a mantenere il prodotto a temperature idonee per la sua conservazione durante l'esposizione alla vendita. Ma anche i ristoratori devono cuocere e manipolare gli alimenti in modo adeguato. E noi consumatori, perché dipende da come conserviamo e manipoliamo gli alimenti, la salubrità finale di ciò che mangiamo. L'esposizione al rischio biologico implica la possibilità di malattie a trasmissione alimentare di tre tipi: infezioni, intossicazioni e tossinfezioni. Le infezioni sono provocate dall'ingestione di alimenti in cui vi è la presenza di parassiti, virus o batteri patogeni vivi in fase di moltiplicazione. Si parla di intossicazione invece quando si ingeriscono alimenti in cui vi sono tossine già formate e prodotte da batteri. Le tossinfezioni invece sono caratterizzate dall'ingestione di alimenti con batteri in cariche elevate e dalla loro moltiplicazione all'interno del nostro organismo con la produzione di tossine. In ognuno di questi casi è sempre necessario rivolgersi al medico. La gravità con cui si manifestano le malattie a trasmissione alimentare dipende da alcune variabili, come per esempio la tipologia di microrganismo. Ogni microrganismo ha un suo potere invasivo, tossico e una capacità di resistere alle difese dell'organismo umano.
Un'altra variabile è la quantità di microrganismi. Non basta che il microrganismo sia presente nell'alimento, ma deve essere anche messo nelle condizioni di svilupparsi e raggiungere la dose infettante che varia da microrganismo a microrganismo. L'ultima variabile è il nostro stato di salute. È molto importante e dipende dallo stato immunitario, dall'età, dalla presenza di malattie croniche oppure dallo stress che può abbassare le nostre difese immunitarie. In particolare ci sono soggetti più a rischio di altri, ovvero delle fasce di popolazione più deboli e vulnerabili, come sono i bambini, gli anziani, i soggetti immunocompromessi e le donne in gravidanza. Se l'infezione è causata da parassiti, si parla di parassitosi. I parassiti sono dei microrganismi che vivono sulla superficie o all'interno di un altro organismo vivente, da cui traggono i mezzi necessari alla loro sopravvivenza, però danneggiandolo. Arrivano a noi consumatori attraverso l'ingestione di alimenti crudi o poco cotti, come ad esempio le carni, oppure alimenti non adeguatamente lavati, per esempio le verdure contaminate da feci. Colonizzano l'organismo e provocano sintomi che possono essere dei più vari. I più frequenti sono diarrea, dolori addominali e febbre. Le problematiche legate ai parassiti sono in continua evoluzione. Per esempio, in passato in Italia era molto diffusa la problematica delle carni di suino e bovino infestate da tenia. Oggi invece è molto più comune l'anisakis, un parassita tipico del pesce. Quando sono i virus a causare l'infezione, si parla di virosi. Al contrario dei batteri, i virus non riescono a moltiplicarsi all'interno dell'alimento perché per farlo necessitano di cellule vive. Sono comunque oggetto di particolare attenzione da parte di chi controlla, perché basta anche una bassa presenza per causare infezioni. I virus potrebbero trovarsi nell'alimento per vari motivi. Per esempio perché presenti in allevamento o nell'acqua di irrigazione, oppure perché manipolati da parte dell'operatore con mani e strumenti infetti. I virus responsabili di infezioni alimentari possono essere virus che provocano danni al sistema gastrointestinale oppure virus che provocano danni ad altri organi. Tra questi ricordo i virus dell'epatite, che causano seri danni al fegato. Nel caso dei batteri invece le infezioni sono causate dall'ingestione di alimenti in cui vi è un'alta carica di patogeni. Alcuni esempi sono la salmonellosi, la campylobatteriosi, la shigellosi oppure infezioni causate dal batterio Escherichia coli. La salmonellosi, per esempio, è una malattia causata dal batterio Salmonella. I sintomi si presentano come diarrea, febbre e dolori addominali. Possibili fonti di infezione sono carni poco cotte, prodotti a base di uova crude, insaccati freschi e frutti di mare crudi. Ma anche alcuni soggetti che manipolano gli alimenti, se non rispettano le basilari norme igieniche, possono inquinare gli alimenti durante la manipolazione, perché sono portatori sani della malattia. La campylobatteriosi invece è un'infezione causata dal batterio Campylobacter, anch'essa presenta sintomi simili a quelli della salmonella e ha come cause l'ingestione di alimenti di origine animale crudi o poco cotti, oppure l'assunzione di acqua non sottoposta a clorazione. Nel caso di intossicazioni,
i tempi di manifestazione dopo l'ingestione sono rapidi, in media dalle 2 alle 6 ore di incubazione. Alcuni esempi di intossicazioni sono l'enterotossicosi da stafilococco oppure l'intossicazione da Bacillus cereus. Il primo è legato ad una scarsa igiene durante la manipolazione degli alimenti, infatti lo stafilococco è il classico batterio presente nei foruncoli. Se chi manipola gli alimenti non protegge le parti infette, oppure peggio, non si lava le mani dopo essere entrato in contatto con queste parti, può infettare l'alimento. Il Bacillus cereus invece è un batterio comunemente presente nel suolo e nella polvere. Può contaminare varie tipologie di alimenti che non sono stati raffreddati rapidamente ed efficacemente dopo la cottura, o che comunque non sono stati adeguatamente conservati. Le tossinfezioni invece sono caratterizzate da periodi di incubazione più lunghi. Infatti i microrganismi devono superare la barriera intestinale, moltiplicarsi, produrre le tossine che poi devono entrare nel circolo sanguigno. L'incubazione in media si aggira attorno alle 48-72 ore, ma può arrivare anche ai 2 mesi. Alcuni batteri che provocano tossinfezioni possono essere Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Vibrio o Clostridium perfringens. Listeria in particolare è un batterio ubiquitario che quindi possiamo trovare ovunque nell'ambiente e è presente anche in molte specie animali come mammiferi, pesci ed uccelli. Se trova condizioni favorevoli nell'alimento può causare tossinfezioni alimentari che creano quadri clinici molto seri, come ad esempio setticemia o meningite. E allora noi che cosa possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo mantenerci aggiornati sulle strategie di lotta al rischio attraverso fonti autorevoli ed istituzionali. E poi possiamo adottare delle misure di prevenzione. Tra le misure di prevenzione ricordiamoci di usare acqua e ingredienti sicuri e acquistati attraverso canali convenzionali, perché in questo modo siamo certi che chi ci vende il prodotto lo fa seguendo la normativa sulla sicurezza alimentare e soprattutto è sottoposto ai controlli da parte degli organi sanitari pubblici. Mantenere la catena del freddo per i prodotti che lo necessitano e comunque in generale mantenere le corrette temperature anche per gli altri prodotti. Durante la manipolazione degli alimenti, curare la nostra igiene personale e l'igiene della nostra cucina. In particolare, laviamoci spesso le mani, soprattutto dopo aver toccato alimenti crudi, e manteniamo superfici e piani di lavoro ben pulite e disinfettate. Cuocere bene gli alimenti fino al cuore del prodotto, ma comunque a temperatura controllata. Per farlo possiamo utilizzare dei termometri da cucina professionali. Separare bene i prodotti crudi dai prodotti cotti e pronti per il consumo, per evitare cross-contaminazioni. Bene amiche ed amici, grazie per l'attenzione, Sale, Pepe e Sicurezza oggi termina qui, vi aspetto nelle prossime puntate!